con questo pezzo che riguarda appunto la chiesa, per riprendere questo cammino all'interno di questo contenitore, quello che è un contenitore d'arte, veramente, perché è uno spigolo di tutti i vivi, che è un po' la testimonianza poi della volontà materiale di questa città di vari secoli di aggiornare il proprio gusto, ma anche di con la operosità lasciarci delle tracce evidenti, delle tracce molto importanti. Questo lavoro è stato svolto dalle corporazioni artigiane, dai grini, e sicuramente questa chiesa assume un suo valore simbolico proprio perché è il luogo di arrivo, quindi è il luogo principe della festa di mezzo agosto, una festa della quale noi abbiamo traccia appunto nelle documentazioni medievali, anche sacre, Villa di Chiesa, Terranova, Oggiolia, Orosei e direttamente anche Sassari. Questa festa della cera che si trasformerà poi, o dei candeli, quindi quella che è la festa dei candeli, appunto è sicuramente la festa principe di mezzo agosto. Voi sapete che questa offerta della cera era molto importante perché la cera costava tantissimo, è un bene prezioso e quindi era necessario che le corporazioni o le persone interessate potessero appunto donare queste quantità di cera ai più luoghi sacri per scopi di carattere liturgico. Ecco che quindi le corporazioni cominciano a chiedere spazi appunto all'interno della chiesa. E in questa chiesa di Santa Maria di Betlemme è il luogo che appunto per oggi custodisce maggiormente i candelieri, ovvero appunto il gregno appunto qua alle spalle dei muratori, ma più avanti si trovano appunto i gabbietti, i falegnami, gli andanti, gli ortolani, sardi. Ecco, queste sono le corporazioni che si trovano qui all'interno. Evidentemente qui si ricordano anche le altre chiese, prima la chiesa di San Pietro di Sicili, poi di Tomassai, per tanti Sant'Agostino, la chiesa della Santissima Trinità, per quanto riguarda i nuovi ingressi, e il Duomo con appunto i calzolai, che era la sede praticamente di Santa Maria, e poi la chiesa, quella dei fatti, appunto di San Pietro. Queste corporazioni intervengono materialmente qui dentro e lasciano tracce proprio nei grandi altari, nelle cappelle laterali, e qui viene fuori un grande personaggio. Questo si chiamava appunto Antonio Panconte. Andiamo a vedere un pochino da vicino. So di voi che un giorno avrà un po' così il gusto di andare a dare uno sguardo alla Pinacoteca di Cagliari, scoprirà che nella Pinacoteca di Cagliari c'è un bellissimo patrimonio di retabili, lignee, di opere che provengono dalla distrutta chiesa di San Francesco di Stampaccio. Sono la testimonianza di come questi luoghi, quindi l'ordine francescano, si facesse portavoce anche di quello che era il rinnovo del gusto e la promozione delle arti. Nello specifico anche Santa Maria di Betlemme aveva un suo repertorio di opere e di retabili lignei che ahimè sono scomparsi per varie cause. Una di queste fu sicuramente un doloroso incendio che nel 1707 colpì Santa Maria di Betlemme, partendo dalla zona del coro notturno, poi si propagò evidentemente anche altre parti della chiesa, del complesso. Questo incendio evidentemente ci portò via moltissime opere che dovevano essere custodite qui all'interno, ma sicuramente anche veramente il bisogno di cambiare gusto portò molti artigiani, artisti, ad intervenire nelle cappelle laterali all'interno della chiesa. Qui nasce la figura di Antonio Juan Contena, il quale prima in collaborazione, che appunto organizza i primi del 1700, delle opere per la chiesa di Castelsardo, poi si mette in luce, appunto è nel 1738 lo vediamo impegnato nella realizzazione del pulpito ligneo con il paravolte. Ecco, 1738, questo io non lo chiamerei neanche più un artigiano, è un artista vero e proprio. Guardando veramente queste opere ci si rende conto come il legno nelle sue mani fosse una materia viva e che poteva essere trasformata, abbellita, arricchita, stuccata, dipinta e dorata. Infatti nella sua bottega intervenivano i doratori, cioè diciamo quelli che dovevano poi rendere l'altare lucente, sfavillante, con queste
elementi in foglia oro, però sicuramente questo scultore, questo Antonio Juan Contena, contribuisce a realizzare all'interno della chiesa appunto quattro dei sei altari e appunto il pulpito che noi adesso si vede, si ammira ancora oggi. Elementi fondamentali perché appunto questo apparato liturgico era spesso arricchito poi da ulteriori elementi. Qua per esempio, curiosamente, all'interno di questo altare, nella parte retrostante, vi è un complesso meccanismo ligneo, un argano, che durante le novene per Sant'Antonio permetteva di far fuoriuscire quasi per miracolo, in mezzo al fumo delle candele, una tela raffigurante il santo, quasi un evento miracoloso all'interno della chiesa. Una forma di spettacolarizzazione, oseremmo dire, che è proprio la testimonianza anche di una capacità anche di porre in essere queste strumentazioni sceniche. E penso sia un caso unico questo nel suo genere qua nell'isola. E una delle opere che sicuramente desta una grande importanza di quello che era il repertorio precedente è rappresentata dalla scultura del Cristo che appunto si vede qui alle mie spalle. Il Cristo era posizionato nella prima cappella entrando a destra in antico e infatti la chiesa di Santa Maria di Betre ospitava la congregazione appunto della Santa Croce, i confratelli della Santa Croce, che oggi appunto si trovano, come sapete bene, alla chiesa della Santissima Trinità. Perché questo passaggio da qui appunto a quella chiesa? Infatti la confraternita di Santa Croce, tra le opere diciamo caritatevoli e le opere di assistenza, forniva assistenza presso l'ospedale che era situato proprio a monte della discesa Santa Croce, che si vede qui al centro storico, o della Santissima Annunziata, infatti il titolo è passato per l'attuale ospedale insomma, civile di Sassari. Questa opera assistenziale della confraternita della Santa Croce e dei Francescani era molto importante e continuò per secoli. Pensate che addirittura noi possediamo il pieno 600 di tutti i vari registri dove appunto si possono leggere gli interventi all'interno di questa struttura ospedaliera che esiste ancora oggi. Infatti il largo seminario, guardando il portale dell'arcivescovado a sinistra, ci sono ancora le due corsie gotiche in una tipografia ormai chiusa che sono appunto il luogo dove esisteva questa struttura sanitaria. Pochi letti, immaginate, una cappella in fondo, ma era già tanto in una città come appunto Sassari. Ecco, questa scultura quindi campeggiava all'interno di questo grande retabolo della Santa Croce ed è rappresentata da un Cristo già ormai tardo cinquecentesco che ha superato quel modello gotico che si vede oggi nel San Francesco di Oristano, il Cristo di Nicodemo, un Cristo gotico nordico, molto segnato, molto schematizzato, mentre qua assistiamo ad una forma di naturalismo nella resa appunto di quello che è l'anatomia del Cristo che si vede appunto appeso in croce. Un'opera importante quello che è il repertorio isolato. Sempre della fase precedente appunto a quello che era l'apparato decorativo che si vede ora, un pochino più avanti, la parte. Ecco, di qua si vede appunto, si può ammirare la Madonna della Rosa. Per comprendere l'importanza di questa icona così molto bella, bisogna pensare che nel corso del 400 tutti i più importanti personaggi, insomma, militari, politici, eccetera, venivano in adorazione a questa statua. Anche Leonardo Alagon, il famoso Leonardo Alagon, che appunto donò a questa chiesa un calice e una patena, un piatto di argento che oggi purtroppo non custodiamo più in Italia ma si trova negli Stati Uniti purtroppo, evidentemente fu diciamo ceduto, non sappiamo quando, ma sicuramente è una perdita per quello che il patrimonio, la grande ricchezza che doveva appunto avere questa cappella. Ecco, la cappella gotica oggi non esiste più, infatti qua sotto grande cappellone gotico, la crociera gotica, avevamo due cappelle laterali gotiche di cui si vede traccia esternamente, il canone non le ha cancellate, ha diciamo lasciato gli arconi gotici che noi vediamo uscendo dalla porta laterale. Sono appunto le due strutture che una di queste ospitava la cappella della Madonna della Rosa, mentre qui abbiamo il presbiterio, quindi la cappella centrale con l'altare. Eliminando questi intonaci e gli stucchi, anche diciamo transitando, si vedono
le paraste angolari, quelle gotiche, 200, quindi l'impianto francescano è rimasto inalterato e quindi questa struttura della volta sotto questi affreschi nasconde appunto la cappella gotica. Quando poi entreremo nella sacrestia vi farò vedere quella originale che ancora oggi si può ammirare ed è posta lateralmente a questa. Invece alle mie spalle ve ne da un'altra di cui c'è segno la parte esterna della chiesa. Ecco qui il cano un pochino creò un pantheon derivante dai suoi studi dell'Accademia di San Luca a Roma, ma anche a quel grande repertorio diciamo barocco della Roma seicentesca da cui prese a piene spanne, ma visse anche in un'epoca che era l'epoca in cui vigeva il neoclassicismo, quindi quel gusto per capitelli corinzi, decorazioni cornici, quel repertorio classico che veniva poi patrocinato anche dalla corte sabauda e da Carlo Felice, un grande mecenate in questo senso. E tenete conto che in questi anni a Sassari ci sono personaggi del calibro di Giuseppe Cominotti, che giunto qui per essere assunto come misuratore della sezione ponti e strade del Regno Sardo, del pool di Carbonazzi, e si diede invece a creare tutta una serie di strutture, tra cui il teatro civico, la consolata di Porto Torres, quindi era un disegnatore abilissimo, un progettista che ha lasciato tantissime tracce. Ecco, questi sono i partner diciamo intellettuali di un frate Antonio Cano e di tanti altri appunto che hanno portato uno sviluppo diciamo in quello che erano le arti in quel senso. Nella cupola, curiosamente, è quasi un po' in poca vista, ecco, si vede un piccolo organo che è la testimonianza di come Sassari, oltre a una via degli organari, c'era anche una corporazione artigiana che realizzava e manutenzionava questi bellissimi strumenti musicali. Sassari, vi sono tante chiese nelle quali appunto si possono ancora oggi ammirare i funzionanti degli organi tipo questi, che sono la testimonianza di quella grande produzione, laboriosità che vedeva poi orafi artisti di vario tipo veramente contribuire a quella che era l'economia di questa città, una economia complessa. Spostiamo. Allora, ecco, qua piccoli gruppi perché l'ambiente è esiguo, però per piccoli gruppi è entrato. Ecco, questa è la cappella laterale, quella diciamo quella presbiteriale, e vi faccio notare proprio l'ambiente molto spoglio, molto essenziale, che è tipico del gotico cistercense. Quindi questo grande biancore, immaginate una chiesa simile a questa, all'interno con grandi finestroni, una chiesa bianca, con queste opere d'arte posizionate nelle cappelle laterali. Doveva essere uno spettacolo che è molto. È la parte ugualmente interessante, no? Di un complesso monastico. È un po' questo il diaframma tra la comunità francescana e la città. Quindi immaginate che il chiostro era aperto al pubblico, le persone potevano entrare qui dentro, attingere l'acqua della fontana chiamata Briglia d'Oro. In realtà era una canalizzazione sotterranea che giunge fino a qua da una sorgente chiamata la Cupa. Questa sorgente molto grossa alimentava questa fontana e tuttora sotto il complesso francescano abbiamo diverse grandi vasconi, diverse falde acquifere molto importanti che sono un po' anche questa la testimonianza di come il Sassarese sia ricco di sorgente. Quindi il luogo pubblico
che aveva un'importanza anche nel Medioevo, soprattutto per gli aspetti politico-amministrativi. Abbiamo fatto una sosta proprio a questo punto, perché qua abbiamo le due trifore, il portale principale all'aula capitolare antica. E se qualcuno di voi un giorno ha la possibilità, passando così per la Basilica Superiore di Assisi, tra i tanti affreschi ce n'è uno molto bello che ci mostra qualcosa di molto simile a questo. È l'apparizione al capitolo di Arles, che ci mostra un San Francesco che compare miracolosamente da una porta come questa nell'aula capitolare della città di Arles, del complesso francescano di Arles, ed è quasi del tutto identico a questo, ecco, dipinto da Giotto in una basilica superiore. L'aula capitolare perché era interessante? Perché era uno spazio che veniva offerto alla collettività, al comune di Sassari, che immaginate aveva la proprietà sulla chiesa. È il comune di Sassari che dona la chiesa ai francescani, infatti mantiene lo ius patronatus, cioè la proprietà dell'immobile, e lo cede alla comunità francescana, che tuttora appunto ne ha appunto l'uso. Ma quest'aula capitolare svolgeva anche un'azione di contenitore politico, infatti qui erano custodite le bolgette, le sacche con i nomi dei consiglieri che dovevano essere estratti a sorte per la elezione del consiglio maggiore. Era un'epoca di grandi tensioni politiche tra le varie fazioni. I francescani assicuravano invece una sorta di pax, di tranquillità durante questo evento, insomma, questa estrazione, questa elezione del consiglio maggiore. In delle occasioni poi pubbliche, questo grande salone era concesso dalla comunità francescana per eventi pubblici di grande importanza. Ricordiamo poi che la sede invece principale del Consiglio Maggiore erano quei grandi saloni appunto della loggia del Palazzo di Città, il palazzo che stava al corso, il Palazzo Gotico, oggi Teatro Civico, Palazzo di Città, teatro appunto civico. Al centro ancora un altro segno di questa unione tra la città e il convento francescano è rappresentato dalla fontana del Brigliador. Ripeti di chiedi. Allora, il Brigliadore è dalla parola catalana brollador, acqua che zampilla, che fuoriesce, che schizza, che frange. È una fontana che viene donata nel 1523 dall'amministrazione civica, dal Consiglio di Sassari, e ha una sua particolarità, cioè questa cannula bronzea che ce la fa rassomigliare a tante fontane nordiche, gotiche, così come l'iscrizione in gotica tedesca che si vede proprio nella cannula centrale. Mentre in forma antistante abbiamo i tre stemmi, uno di questi, oggi insomma curioso dirlo, però uno di questi sono le bande catalane con la torre di Sassari, quindi ecco, non voglio fare nessun tipo di riferimento, ma come sapete la storia è questa, quindi non posso più ricordarlo. Il chiostro è molto diverso da quei tempi. Infatti, come vedete, ha perso un pochino la sua veste originaria di colonnato porticato del 1900. Rimane inalterata invece la cappella di San Salvatore, dove il conte aveva bottega. Immaginate, quella era il luogo dove lui realizzava le sue opere, che poi avranno spazio nella chiesa di Santa Maria di Betlem. In una cappella gotico quattrocentesca è stata ripristinata appunto con alcuni restauri. Bene. Io ho concluso il mio percorso e vi ringrazio tantissimo di essere stati così tanti e numerosi. Noi ringraziamo. E ricordiamo che anche solo parlare di Santa Maria di Betlem è un modo per sensibilizzare le persone che esiste questo luogo, che ha un'importanza per la collettività, che è un luogo fragile. Ognuno di noi si fa portavoce di questa iniziativa così importante per noi concittadini, che è volta a trovare strumenti affinché questa chiesa risplenda così come è giusto che sia per la nostra città. Grazie ancora. Caro, che grazie a lei appunto alla sua struttura organizzativa oggi è stato possibile creare tutto questo. Lei è la presidentessa dell'associazione Occhi di Falco, un'associazione molto importante che si occupa di fattoria,
capelli rapaci, e un'arte antichissima che proprio nel Medioevo trova il suo massimo sviluppo. Ricordiamo che uno dei regnanti, Federico II, è anche autore di un trattato di falconeria molto importante che si può leggere ancora nei nostri giorni. Ma l'altro giorno abbiamo riso scherzato un pochino con Monica perché gli ho detto: oh, guarda che a Sassari, attenzione, anzi c'era un capitolo del codice di statuti sassaresi che vietava la caccia ai piccioni, quindi i falchi non si potevano usare in città, no scherzo. Allora qui all'interno, dopo questa presentazione, è una successione di opere che raccontano per varie fasi, qui ognuno di noi trarrà le debite diciamo, conclusioni, su un'epoca molto distante. Siamo nel 1563, nasce a Sassari padre Francesco Zilano, che era un frate francescano che entra da giovanissimo in questo luogo come frate, e a causa delle vicissitudini tempestose che coinvolgono il Mediterraneo, si trova coinvolto nel riscatto di alcune figure di suoi concittadini che si trovavano schiavi ad Algeri, presso appunto la corte di Algeri, che erano stati presi schiavi durante le scorrerie, ahimè, tristemente note di figure come Barbarossa, noto Khayreddin, Hassan Aga, che era un pastorello della Zinara, immaginate, preso prigioniero e poi diventato invece sultano ad Algeri, quindi uno che ha contribuito a diffondere anche la pirateria, purtroppo per noi, e sicuramente delle figure storiche che hanno visto un Mediterraneo conflittuale, che hanno visto la costruzione di quell'imponente paesaggio di 109 torri costiere che ancora oggi si vedono sulla costa sarda, ma in tante altre luoghi del mare Mediterraneo, della costa europea, delle isole che furono fortificate per difendersi dalla pressione musulmana e ottomana nello specifico, e anche la pressione della pirateria, una delle azioni con cui appunto l'impero ottomano cercava di impossessarsi del continente europeo. Ecco, padre Zilano si recò personalmente ad Algeri dopo aver fatto una colletta qui a Sassari per riscattare queste persone. Fu riconosciuto come frate e fece una bruttissima fine, infatti fu imprigionato, gli si chiese di abiurare alla fede, non lo fece, nel 1603 fu scorticato vivo ad Algeri. E quindi beato padre Zilano, appunto oggi è stato reso insomma una figura beata e appunto la testimonianza storica di questo Mediterraneo conflittuale, purtroppo. E qui tutto questo è raccontato all'interno delle opere che vi invito ad ammirare qui all'interno, autonomamente.